Che paura! Cosa succede? Gli spiriti? I fantasmi? Il diavolo? Come sono ridotto! Io, Re Carlo, prode guerriero, eroe di mille battaglie, tremo davanti a qualcosa che non conosco, che non capisco. Dovrò trovare il coraggio di mostrare questa mia debolezza al mio primo ministro affinché egli provveda a risolvere la questione. Primo ministro! Primo ministro! Comandi maestà, ascendue, eccomi vincia me, eccomi pronto al vostro servizio. Comandate, chiedete, domandate, e io sono pronto a servirvi, a riverirvi, a ossequiarvi, ubbidirvi, eh? Caro ministro, un fatto grave vi assilla. Qui, nella mia stanza, accadono cose strane che, ebbene sì, mi turbano. Anzi, devo dire, mi spaventano. Ma maestà, ma cosa può accadere di così spaventoso da turbare voi? Un eroe come voi, eroe di mille battaglie, impavido guerriero, ma ben capisci? Non capisco, dai, insomma, illuminatemi, descrivetemi, istruitemi, spiegatemi. Sono alcune notti che accadono cose strane quanto inspiegabili. Rumori di catene, urla strazianti, rumori strani nel solaio, sopra la mia camera. Odo rumore di passi, risate bizzarre, lamenti e urli. Potrei nemmeno che lavori. Stanotte ho sguainato la mia spada, preso una candela e sono salito in solaio. Nulla, nulla, silenzio assoluto. Sono ridisceso nella mia stanza, ho ripreso sonno a fatica. E dopo poco, urla infernali, colpi di frusta, di martelli e di ferri, sono ricominciati con rumore assordante! Ma buzzarretta, mustichet, ma possibile? Non è stato per caso un brutto sogno? Purtroppo, sono certo che ero sveglio. Mi sono nascosto sotto le coperte e un forte tremore mi ha scosso per diverso tempo. Paura forse? Mi vergogno persino ad ammetterlo. Ma vuole stare, mi posso salire. Non so che dire. Voi ben sapete che nessuno può entrare nel castello e tantomeno nei vostri appartamenti. Ma io non trovo spiegazione plausibile, credibile, possibile. Ah, capisco. Voi non mi credete, pensate che io sia pazzo, eh? Che soffra di allucinazioni! No, maestà, no, se lo dite voi, sarà così, sarà certo vero. Ma dico, permettetemi solo qualche dubbio sull'origine, la provenienza di questi fatti. Facciamo così, da adesso fino a domattina voi prenderete dimora nei miei appartamenti. Io mi ritirerò in altre stanze. Domani vi renderete conto di come andare. Bam bam bam. Mamma, avete sentito, bambini? Il re soffre di allucinazioni. Questo è indubbio. Avete sentito cosa ha detto? Fantasmi! Lui dice, pensa che ci siano i fantasmi. Mondiamo! Siamo reali! Mondiamo! È impossibile! Sono solo sue fantasie, eh!
Mi pare possibile che in questo castello succedano cose strane? No, è come, vi faccio un esempio, ecco, ad esempio quella poltrona, ecco quella poltrona lì, è come se quella poltrona lì, non so, all'improvviso andasse là in fondo, lei tu sei, mi dico bene, se quella poltrona lì, no, non sarà sbagliata allora, dicevo se quella poltrona là in fondo all'improvviso venisse qui, vi pare possibile? È una cosa che io non ci crederei, ma... bambini, non si è mica spostata la poltrona, vero? È sempre stata qui, Agli più, allora ci sono i fantasmi, davvero? È sparita la poltrona, ed è minghia, è andata là in fondo, ma allora ci sono i fantasmi. Allora, il re non diceva delle bagianate. Povero re, che paura, cosa devo fare? Io non so più, non so più se sogno o son desto. Mi pare possibile. Che c'è? L'armadio è sempre stato... Oddio, non sarà mica mosso anche l'armadio, No, gli armadi non si muovono, no? Beh, è impossibile spostare l'armadio, è vero che non si muove, no? Aiuto, un armadio mi insegue, un armadio impazzito, aiuto! Aiuto! Sandrone, accorri! Che paura! Povera di me, qui non arriva nessuno! Ecco, io dico che Sandrone doveva correre lì! Cosa c'è? Cosa avete visto? Ma non capisco. Avete visto qualcosa muoversi? Sì! Che cosa? Una bacchetta? Non so se... Io non vedo niente! Siete sicuri? No, non scherziamo, Io dico non... Consigliere, vi dico che non c'è niente. Aiuto! Succedevano primo minestro dottor Sbazzullone. L'inferno, qui si muove tutto, qualcuno mi ha bastonato, è apparso un bastone e mi ha picchiato, ci sono i fantasmi, resta qui e fai la guardia, io vado ad avvertire il re, ho troppa paura a star qui. Ragazzi, il dolore Sbazzullone è diventato matto. Il dolore dai numeri. Ma guarda che bella camera! Non somiglia mica alla mia, che pare un distaccamento della porcellaia. Ha detto che ci sono i fantasmi. Ma dico, voi bambini li abbiate vestuti i fantasmi? Come sono belli? E avete vissuto anche il bastonio? Il bestione, Ma dove era il bestione? Che a me non va mica niente, Dove, era in questa camera il bestione, lì il bastione? Ma sì, cos'era? Era un bastione di legno? Cos'era? Di ferro? Cos'era?
Era rotto? Era rosso? Un bastone? Insomma, a me non vedevano niente. Adesso vado alla ricerca del bestione, eh? Adesso... Non si scherza su queste cose, eh? E meglio non ho voglia di fare la fatica per niente. Non state scherzando? Sicuri, sicuri? Poi me, vi dico la verità che non vedo niente, ma adesso sto più attento, guarda, eh? Avete vissuto un'altra volta? Santa Paci, si vede che c'ha paura di me. I bastoni ci hanno paura di Sandrone. Vengo paura di niente. Me si lo vede. Sì, questo. Io se lo vedo a metà tra me. Che cosa vuole sto bastone da me? Cosa vuole, signor bestione? Cosa vorrà questo bel bestione, eh? Aia, 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 aiute, aiute, aiute! Qui si attenta la mia salute testamentaria! Oh, 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 guarda, guarda, cosa succede? Ah, mi sembra di aver sentito Sandrone urlare. Qui non vedo nessuno. Dove sarà andato? Qui non c'è nessuno. Avete visto Sandrone, bambini? Ma dove sei andato? Dove è scappato? Ma perché? C'era cosa che c'era? Un bastone. E lui è andato via. Ma guarda, guarda cosa mi dite, un bastone, io non vedo nessun bastone qui, eh? Siete sicuri qui nella stanza del re? Oh, ma guarda, guarda che storia che mi raccontate, mi non pensavo mai che ci fossero dei bastoni qua con me. C'è nessun bastone, ma io ho dico che... Guarda, guarda un bastone. E avete ragione, eh? Isebeo, è bello, 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 guarda. E cosa può servire qui in mezzo alla stanza? Ah? Oh, che bel bastone. Cosa fa questo bastone? Picchia chi picchia? Ma no, che non picchia, non è pericoloso. Aia, picchia. Aiuto, aia. Oh, aiuto, aia. Mi sembra di aver sentito urlare. Siete voi che urlate? È un bastone che mi perseguita. Mamma signor papà. Oh, primo, non sono tuo padre. Secondo, non star lì a borbottare e aiutami. E co. E non mi serve l'ovo, mi serve aiuto. Co. Cosa è successo? E cacà. Ma cosa vuol cacà sto babeo? Alzami, te dico, e
se è pericoloso stare qui. Te la dago mila trombeta, te la dago. Te faccio licenziare, te faccio. Ti ha capito? Già che era Madonna Flip, che paura, sento dei rumori venire da di là. Chissà se Sandrone è riuscito a risolvere il caso, che paura che scramalesca io. Ma dove sarà Sandrone? Ma dove? No! Un uomo a terra! Un uomo! Due, questo è Flemma, poverino, e questo chi? Il mio amico Pantalone, poverini, ma sono stati, sono morti, è stato il bastone, sì, c'aveva me, lo sapevo io che quel bastone è pericoloso, povera di me, che era Madonna Fleppa, poverini in me, di male in peggio. Permesso, c'è giuno? Oddio, delle voci, non saranno mica gli spiriti, adesso sapete cosa faccio, mi nascondo qui. Permesso, santo pazienza, di casa grande di casa, questo è un palazzone, e permesso adesso provo a entrare in questa camera di qui, e permesso oggi giuro qui, e permesso. Mezz'ora che giro, non ho ancora incontrato nessuno. Andiamo da un'altra parte. Se qui non c'è nessuno, bisogna andare da un'altra parte. Andiamo a vedere di qua. Ecco, c'è nessuno, permesso. Voi avete visto qualcuno? Adesso vado avanti a vedere se lo trovo, andiamo a vedere, permesso, che bella camera che questa qua, guarda che bella camerona, sei grande, questa è una camera importante, allora avete detto che c'è qualcuno, dov'è? Nessuno, il primo che incontro è morto, nessuno, è un posticino fortunato questo, ma ce n'è? C'è un altro! Ma dove? Buonasera, Kelly, questo cos'è? Il palazzo degli spaventi? Chi è che ammazza tutti qui? C'è un killer? Un bastone, ma dai, che bastoni non possono fare queste. Ma scemo! Ma no, non è possibile! Ma non c'è nessuno di vivo qua? Arriva! Buongiorno! Chi siete? Orboleo, guarda che fortuna! È arrivato! Adesso mi presento, Sentite mo che bella presentazione che faccio! Maestà! Mi inquino ai suoi regali e spuzzolenti piedoni! Ma cosa dici? Ma io non sono mica il re, ragazzi, pare che mi sono sbagliato, non è mica il re lui qui, Adesso sistemo tutto, adesso ci guardo bene. Soffetto. Niente, studio. Studiamo. Mi schiarisco la voce che faccio bella figura. Signora regina! Mi inchino alla sua regale bruttezza con tanta diffidenza. Chi è sti imbecille?
non sono nemmeno la regina. Perbacco, ho sbagliato. Non è neanche la regina. Ah, perché non ci ho guardato bene. Mamma. Oh, non l'avrei mai creduto, eh? Allora, riproviamo, eh? Adesso vedrete, questa volta ci prendo. Baffuta principessa! Oh! Mi inchino e mi prostato davanti ai suoi piedini. I piedini, appunto un 44, ai suoi piedoni, onde, quando avete finito con le vostre stupidaggini, voi non appena che l'ho capito chi siete voi, ma io sono il primo ministro. Ah, siete la prima minestra! O quando arrivi il secondo? Oh, si può sapere chi siete e cosa fate qui? Me sono Fagiolino Fanfani, ciabattino, facchino, falegname, fabbro, legnaiuolo, fuochista e tutto il resto. Basta per poche fatiche. E sto cercando un lavoro adatto alle mie numerose capacitudini. Basta lavorare poco e mangiare i mondi. Sono entrato dal portone perché il guardiaporte, che non c'era, mi ha fatto passare perché è assente. Ho domandato a tutti quelli che ho incontrato di parlare con re, ma visto che non c'era nessuno, sono arrivato fino a qui. Che bestia europeo! Vabbè, mi viene un'idea, ma voi ne avete del coraggio? L'unica cosa che mi fa paura è di sposare una brutta vecchia. Del resto me non ho paura di nessuno. Benessu, voi siete la persona giusta. Se sistemate una faccenda, oggi è il vostro giorno fortunato. Poi basta che non sia fortunato come quei due lì per terra. Ah, questi qui, poverini, questi sono il frutto del problema, sono vittime del problema. Et capé, fasulen? Ah, sì, ho capito, guarda qui come sono messi male, eh. Sì, sono vittime, non preoccuparti, eh. Adesso seguimi, vieni con me che ti spiego cosa succede, eh. Sì, andiamo. Oi, che mal. Che dolore in te, Yoshi. Ah, guarda qui, povero vecchio, che accidenti, il bastone che mi ha bastonato. Scappiamo, aiuto, scappiamo. Cosa è successo? Papà? Dove è papà? È scappato? Sì! Oh, allora sono da solo? E poi arriva il papà bastone? Ah, buon povero me! Mi sono fatto la pipì addosso! Povero Peppa! Fagiolino, hai capito tutto? Ah, sì. Lei non si preoccupi, signor minestrone. Cosa dite? Ho detto dottor Balanzone. Sì, ma lei ha detto che è la minestra. Ma che minestra? Il ministro. Vabbè, la minestra, il minestro le ristasso. Ma andai avanti, hai capito? Ma naturale, sono mega semo, ma... Io adesso vado là,
prendo i due cadaveri moruti e li butto nella spazzatura. Ma che spazzatura, quelli sono degli amici, li metterai in una camerina, ma li togli dalla camera del re. Va bene, che non si preoccupa, che ci penso me. Ma fa pure i denti, fai un bel lavorino e poi stai lì e fai la guardia, che se si presenti il bastone devi risolvere la questione. Ma sì, ma vadi tranquillo, che me non c'ho paura di niente, ce l'ho già bene detto. Va bene, vamo là, e fa pure i denti. Sì, vado. Ci vediamo dopo, signor mi sono con quella roba lì che si mangia. No, non sbaglio niente. Vabbè, signor mio nostro, va bene. Andiamo, vamo là. Permesso, vado. Oh, andiamo mo a vedere di spostare, di portare via quei due là. Oh, eccoli qua, adesso uno era qua, uno era qua. Aspetta, uno non c'è, ma comunque quella. Oh ragazzi, li avete portati via voi? Come scappare? Ma non erano morti? Ah, sembravano morti! In era grisa voluti! Erano così, un po' di qua e un po' di là. Erano svenduti! Aio che fe! Erano svenuciati! Vabbè, allora, ho capito, vabbè! Allora, adesso io devo fare la guardia, perché se viene fuori il bastone ci penso me. Allora, voi l'avete visto il bastone, Ma di che colore era il bastone? Rosso? Ma rosso chiaro o rosso scuro? Rosso così? Rosso chiaro, Vediamo un po', poi ascoltate, ma se vedete il bastone voi me lo dite, perché io adesso non vedo niente, se lo vedete voi mi dite qualcosa, guardo qui, guardo lì, guardo... Dov'è? L'avete visto? Dov'era? E qua? Dove? No, non c'è niente qua. Ma no, di qua? No, insomma, vi dico che non lo vedo. Allora, qui non c'è bastone, dov'è? Che voi dite che c'è, non c'è brisa. Dietro dove dietro? Dietro non c'è. Ve lo dico a me, e dietro non c'è. Vedete che... Dov'è che sbalzate? Se vi dico che dietro... Visto che non c'è, Se vi dico che non c'è, è perché non c'è? Voi avete ragione voi. Ma è che bel bastoncino! E questo qui serviva per bastonare? Questo qui bastona? Ma bastona forte? Sapete cosa faccio? Adesso lo tiro via da terra, Lo prendo? Vado? E uno e bla! Ecco! E uno! E due! Ma sbattuto per terra, esso! Ma l'avete incolato col Vinavil o col mastice? Chi è che l'ha incolato qua? E adesso io tiro più avanti, e uno, e due, e due mezzo, e tre! Chi sei? Sono la strega brufolona. Che brutto lavoro, che bellezza. Sono la strega brufolona
che si diverte solo quando bastona. Ah, mi ero sbagliato. Cosa? Pensavo che fossi la strega brufolata. Ma chi è la strega brufolata? È quella che si diverte solo quando bastonata. Fermati! Ma perché dovrei fermarmi? Quanti ne hai bastonati tu? Ma io facevo per uno scopo. Ascoltami, tu sei un bravo ragazzo, uno sveglio. Ti faccio una proposta. No, ma la supposta non la voglio. Ma che supposta? Una proposta è un'altra cosa. Si prende per bocca? Adesso voglio sentire che proposta mi fa, Ma state buoni, siete invidiosi perché io sono bella e voi no, Brutti invidiosi. Ma sono quelli cattivi bambini, burro. Siete brutti, brutti, brutti. Anche se non mi vedo lo so lo stesso. Perché c'ho le luci in faccia. State buoni. Se non mi arrabbio, Se mi arrabbio, vengo giù e vi faccio scatolino sotto i piedi. Beh, insomma, allora cos'è che vuoi proporre? Ascoltami, fagiolino. Vedi quanto è bello questo castello? Se tu mi lasci finire il mio lavoro, il re spaventato lascerà il castello. Io diventerò padrona assoluta del castello. E tu, mi sposi e viviamo felici e ricchi. A proposito, proprio quello che non volevo, sposare una brutta vecchia. Oh. E allora tu facevi questo solo per avere il castello? Prima mi interessava solo questo. Adesso che ho visto te, vieni, mio principe azzurro. Oh, che principe buzzurro, stai dritto. Tu sei matta. Avete sentito cosa ha detto? E allora subirai la mia ira. E tu subirai il mio bastone. Provaci. Vuoi che ci provo? Vado? Provaci. Adesso mi hai fatto arrabbiare, Satana, Lucifero e Belzebù, fate che Fagiolino non ci veda più. Oh, dove sei? Non ci vedo più, brutta strega, aspetta, era qua. Non ci vedo più. Ti ho fregato. Brutta stregaccia, prendi! Non ci vedo! Stupido mortale! Ora vado a cercare il re e lo faccio scappare! Thank you.
faccio io ciò e mi divertirò. Il castello io avrò e regina sarò, con il mio fagiolin regnerò, questo regno più bello sarà. Pensierò dopo, tanto senza la vista non può certo andare lontano, eh? Allora avete visto che forza che sono io, eh? È vero che sono brava? Vedrete che fagiolino si innamora di me, ci scommettiamo? Ah, non scommettete perché avete paura di perdere, eh? Va là, che voi avete paura di me. Siete spaventati, vi siete fatti la pipì addosso, eh? Sento la puzza. Qualcuno ha fatto anche la carta, dite la verità, eh? Vi ho spaventato a morte, eh? E dire che sono così bella. Però sono una stringa, e faccio paura. Adesso vado a cercare il re, eh? Vi saluto ragazzi, vedrete che vinco io, eh? Re dei miei stivali, re delle mie calzette puzzolenti, dove sei? Aspetta che c'ho un'idea. Sapete che io c'avevo una zia, la zia Clementina, che mi voleva tanto bene. Mi ha sempre detto che se mi trovavo in difficoltà io dovevo chiamare il mago Arcaleus. E allora aspetta che provo, vediamo se mi ricordo. Dunque dovevo dire... Aspetta, ma dov'è che siete? Siete qua? No. No? Ah, siete qua, ecco, allora... Dietro di me siete, ah ecco. Allora, come no? Allora siete qua? Io non vedo niente, sì. Qui, ecco, così. Come no? Di qua? Sì, ecco, allora siete qua. Allora, come no? Dove siete? Così? Ah, così, ecco, allora sto così, eh. Allora, vediamo un po'. Allora, la filastrocca diceva... Mago Arcaleus con la patente. Ma cosa se ne fa il mago della patente? Non va mica in macchina il mago. No, no, senza patente. Mago Arcaleus senza patente. No, che senza patente. La... Ah, Mago Arcaleus, grande e impotente. No, neanche. Grande e potente. Oh, vieni. Oh, adesso mi ricordo. Mago Arcaleus, grande e potente. Vieni in mio aiuto, vecchio demente. No, 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 no. No, no, con la patente, non da neanche, solo cocente, ok. Porca miseria, non mi ricordo più. Aspetta, aspetta. Sì, ci sono, eh. Allora, la sirudella qui la cosa dice così. Mago Arcaleus, grande e potente, vedi che mi ricordo. Vieni mi aiuto, ecco c'era una parola che non capivo proprio cosa vuoi. Vieni mi aiuto. Non in macchina, vieni mi aiuto in mantinente. Io non lo so cos'è il mantinente, se è una bicicletta, un motorino, comunque in mantinente adesso. A te domando e faccio ricchino, sempre devoto tuo fagiolino. Oh, facciamo una cosa, perché per essere sicuri che il mago viene, la facciamo assieme? Mi date una mano? Dai, dai. Allora, Mago Arcaleus grande e potente. Non sento niente. Grande e potente, vieni mi aiuto in mantinente. A te domando.
domando e faccio l'inchino, sempre devoto tuo fagiolino. Ho sentito dei rumori. Cosa succede? E sentite anche voi dei rumori? No, perché non ci vedo, ma sento bene. Questo è un tuono questo qui. Oh, che stia arrivando? Mamma mia, quanto chiasso che fa questo mare. Fagiolino, cosa ti affligge? Oh, non frigge mica niente, sai, mago, non frigge mica niente, no, no. Allora ci sei, sei tu? Oh, sono io, ma tu non mi vedi? E sento l'odore di brufolona. È stata lei, vero? Oi, mago, quella brutta strega mi ha accecato, sai? Non ci vedo più niente, e poi mi ha anche bastonato che non riesco a muovermi. Oh, non preoccuparti, fagiolino. Ci sono qua io. Ora